quando una scuola si fa quartiere. L'istituto comprensivo 1 di Pescara ha dedicato la sua aula magna al professore preside e tanto altro Fulvio Luciani, una scuola che si chiamava Foscolo quando il quartiere spesso si allagava, non c'era una palestra, in pratica era un condominio, ma quel preside testardo l'ha inventata in un quartiere, la cosiddetta città satellite, che ne aveva davvero bisogno. Mi racconta un po' suo padre. È un racconto emozionante. Lungo. Diciamo che noi figlie non ci siamo mai rese conto di quanto fosse importante il lavoro che nostro padre ha fatto in questa scuola. Lei non l'ha conosciuto Fulvio Luciani? No, sono molto dispiaciuta di non aver conosciuto il preside, però è come se io lo conoscessi, perché qui ci sono tutte le testimonianze del suo lavoro e della sua personalità. Ha dato senso e concretezza all'articolo 3 della Costituzione, ha voluto fortemente questa scuola nella periferia di Pescara, proprio per dare la possibilità a questi ragazzi di accedere alle vette più alte della cultura e dell'istruzione. Lei è stato in che anni alunno e adesso è professore? Allora, io sono stato alunno in questa scuola dal 66 al 69, i 3 anni delle medie ho fatto qui, poi sono arrivato nel 98. Scuola che non era qui. La scuola non era qui, era una scuola purtroppo non questa così bella, era una scuola, diciamo, che allora erano gli unici edifici che si trovavano in quei luoghi, anzi spesso erano luoghi allagati durante l'inverno, erano luoghi senza palestra, e il preside Luciani proprio è stato il fautore, è stato colui che poi ha voluto questa scuola è nata con lui. Quando tornava a casa che raccontava del suo lavoro? Non raccontava, era molto occupato da 4 figlie femmine che doveva in qualche modo proteggere. E allora cosa insegnava a casa? Ah beh, a noi ci insegnava che dovevamo essere intanto ordinate, ogni mattina prima di andare a scuola dovevamo rifare la nostra camera.